Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Celluvisc, Collirio, Allergan S.p.A. Ultimo aggiornamento. 7 dicembre 2021. Cos'ha Celluvisc, Collirio? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Celluvisc, Collirio durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Celluvisc, Collirio? Celluvisc, Collirio ha un farmaco a base del principio attivo carmellosa sodica, appartenente alla categoria degli decongestionanti, lubrificanti oculari e nello specifico altri oftalmologici. È commercializzato in Italia dall'azienda Allergan S.p.A. Celluvisc, Collirio può essere prescritto con ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Confezioni. Celluvisc 1% Collirio 30 flaconcini monodose da 0,4 ml, importato dalla Francia. Celluvisc 1% Collirio 30 flaconcini monodose da 0,4 ml, importato dalla Francia. Celluvisc 10 mg/ml Collirio 30 flaconcini monodose da 0,4 ml, importato dalla Francia. Celluvisc 10 mg/ml Collirio, soluzione 30 flaconcini monodose da 0,4 ml. Celluvisc 10 mg/ml Collirio, soluzione 30 flaconcini monodose da 0,4 ml, importato dalla Francia. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Allergan S.p.A. Ricetta: OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Classe: C. Principio attivo: carmellosa sodica. Gruppo terapeutico: decongestionanti, lubrificanti oculari. Forma farmaceutica: Collirio. Indicazioni: trattamento sintomatico delle secchezze oculari dovute ad alterazioni della stabilità del film lacrimale. Posologia: instillare 1-2 gocce del prodotto direttamente nel sacco congiuntivale. Popolazione pediatrica: la sicurezza e l'efficacia di Celluvisc 10 mg/ml Collirio, soluzione nei pazienti pediatrici, non è stata ancora stabilita. Pazienti anziani: non sono state osservate differenze significative correlate all'età, pertanto non è necessario modificare la dose nei pazienti anziani. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: solo per uso esterno. L'uso, specie prolungato, dei medicinali per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione, ad esempio, irritazioni, dolore, arrossamenti, modifica della vista. In tal caso, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione: non sono state osservate interazioni con altri medicinali. Celluvisc 10 mg/ml Collirio, soluzione può prolungare il tempo di contatto di medicinali topici comunemente usati in oftalmologia. In caso di trattamento, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Celluvisc, Collirio durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Celluvisc, Collirio durante la gravidanza e l'allattamento? Non sono stati condotti specifici studi clinici sull'uso di Celluvisc 10 mg/ml Collirio, soluzione in gravidanza e allattamento. Tuttavia, studi non clinici non hanno evidenziato effetti dannosi in gravidanza. A. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari: subito dopo l'instillazione possono verificarsi transitori appannamenti della vista che possono compromettere la capacità di guidare veicoli o di utilizzare macchinari. Evitare di porsi alla guida di autoveicoli o di utilizzare macchinari se la visione non è chiara. Effetti indesiderati: le reazioni avverse osservate con Celluvisc 10 mg/ml Collirio, soluzione, documentate dagli studi clinici, sono classificate per sistemi e organi ed elencate di seguito come: molto comune, a 0 yen un decimo; comune, a 0 yen un centesimo. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: non sono disponibili dati sul sovradosaggio a causa dello scarso assorbimento sistemico. Accidentali sovradosaggi non determinano alcun rischio. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica:
lacrime artificiali ed altri preparati indifferenti. Codice ATCS01XA20. Celluvisc 10mg/ml Collirio, soluzione a una soluzione oftalmica umettante, lubrificante, in grado di apportare ioni essenziali per il, proprietà farmacocinetiche. La carmellosa sodica ha un alto peso molecolare, pertanto è improbabile la sua penetrazione attraverso la cornea. Il periodo di ritenzione nella cornea è di circa 22 minuti nell'occhio sano. Dati preclinici di sicurezza. Studi condotti hanno evidenziato la buona tollerabilità del prodotto e l'assenza di effetti locali e sistemici. Elenco degli eccipienti: sodio cloruro, sodio lattato, potassio cloruro, calcio cloruro di idrato, acqua purificata. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Celluvisc, Collirio a base di carmellosa sodica sono: Celluvisc, Collirio. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.